Buongiorno amici, da Mr. Gorn, signore degli orti, e oggi vi porto in un bosco, qua dalla mia zona, nel mio paese, e facciamo la pulizia, un po' di pulizia del bosco. Ovviamente pulizia si tratta di, per quanto mi riguarda, legni secchi, legnetti secchi, che sono caduti a terra. E basta, cioè, per quanto come la penso io, non ritiro, non taglio alberi vivi, ancora vivi. È un vero peccato, perché per tagliarli, adesso vedrete nel video, non ci vuole praticamente niente, pochi minuti per tagliare un albero, però per farlo crescere ci vuole tempo, ci vogliono anni. Ci sono degli alberi che crescono di più velocemente, ma ci sono tanti altri alberi che ci vogliono magari decenni per avere un fusto di magari di 20 centimetri, 20-30 centimetri. Quindi mi raccomando, rispettiamo la natura. Qua ho raccolto, quando ho fatto metal detector, perché qua ho fatto anche qua anche metal detector, ho raccolto un po' di spazzatura dove la gente butta via così senza pensarci, bottiglie di plastica e tutto. E niente, faccio il possibile. Quindi oggi ci occupiamo della pulizia di una piccola parte del bosco e recuperiamo la legna secca, che va bene sia per i camini che per le stufe in montagna. E niente, adesso vi faccio vedere un po' che utensili sto utilizzando. Allora, questa qua è veramente eccezionale, la consiglio. La marca non l'ho presa in un discount, però guardate la lama, questa lama è eccezionale per piccoli legnetti. Questa lama è eccezionale, taglia bene. Ovviamente taglia anche un albero dai 20-25 centimetri di diametro, però si ha molta difficoltà, cioè più che altro ci vuole parecchio tempo, però ovviamente taglia. Non ci sono problemi, però si fa più fatica. Poi uso qua sono i sacchetti, siccome non ho la macchina qua vicino a me, li metto dentro nei sacchetti così. Come vedete adesso ho iniziato a tagliarli un pochettino. Poi ho pensato, faccio il video per il canale e faccio vedere un po' anche a voi cosa sto facendo. Poi c'è una roncola, che la roncola serve per, siccome qua è un bosco di robinie, e ora le robinie hanno le spine, quindi prima che la legna vada a casa, che dopo qualcuno se prende in mano il tronco si fa male, tiro via le spine con quello e tiro via i ramettini piccolini in maniera tale da avere un tronchetto del genere senza rametti più piccoli. I rametti più piccoli li lascio praticamente a terra, che dopo con la decomposizione formerà lo strato di sottobosco, che qua ce n'è poco, però di là ce n'è di più. L'altro boschetto ce n'è di più, c'è proprio tutto a edera sotto, c'è tutto a edera, molto bello da vedere. E niente, vedete qua sono molti rami caduti, spezzati. Ci sono dei, siccome vengo qua spesso, ci sono dei rami, degli alberi che sono caduti. Questo qua è fresco, anche quello lì che vedete. La neve ha fatto un disastro. Un disastro, beh, col peso della neve si sono spezzati molti, molti rami che erano già secchi. E niente. Quindi adesso vi faccio vedere un po' il lavoro che c'è da fare. Ovviamente non, come sto qua, starò qua un'ora e mezza, vi faccio un video di un'ora e mezza, vi faccio vedere che taglio un po' di legna e niente. Comunque vi ringrazio per seguire il mio canale, siete per il momento è appena iniziato l'avventura dell'orto e appunto anche della vita in campagna. Questa è la vita in campagna, come si faceva un tempo. Non ho una motosega, tutto a mano. La motosega c'è, cioè quella di mio papà, che usava mio papà in riparazione. Però per il momento sto facendo tutto a mano, come una volta.
Adesso vi faccio vedere. Quindi la roncola. Sono certi che sono talmente secchi che si spezzano da soli. Ecco qua. Ecco qua. Adesso ho fatto vedere il taglio di un mio piccolo pezzo di legna, un ramo di diametro piccolo. Vediamo insieme cosa ho fatto. Niente. Nella parte di quelli più piccoli ancora, come avete visto, si sono spezzati come niente. Vuol dire che è secco. Poi metto dentro il coso, poi a mano, come si faceva un tempo, che prima gli anziani usavano la gerla. Vabbè, la gerla non ce l'ho. E niente, questa qua è la campagna. Qua ci sono molti terreni che ho già fatto metal detector. Qua è il bosco di Pitti, mio amico, bellissimo. E è anche bello stare in mezzo alla natura, al silenzio. Qua c'è, beh, vicino alla tangenziale c'è un po' il rumore delle macchine, però c'è un bel silenzio, si sta bene. Fa freddo, adesso il sole sta calando, quindi farà sempre più freddo. Però diciamo, per essere una giornata di gennaio, si sta bene, dai. Poi quando si fa un po' di movimento, come avete visto, basta, il freddo passa. E allora ne approfitto per ringraziare tutti
iscritti del canale, condividete i miei video, mettete mi piace, fate iscrivere anche i vostri amici che sono interessati all'orto, alla vita in campagna. Io tenterò di spiegarvi un po' senza presunzione, perché è da 8 anni che faccio, da quando non c'è più mio papà che mi occupo dell'orto, e ho avuto una grande passione, ho una grande passione per l'orto e per la vita in campagna. E spero vale di insegnare anche a voi qualcosa. Mi aspetto anche ovviamente critiche, perché io non sono una persona esperta del settore, sono una persona, vi parlo della mia esperienza, quello che faccio, che ho fatto, lo metto in opera adesso voglio anche condividerlo con i miei video che metto sul mio canale. Niente, un ringraziamento particolare a Grandine, mio collega Grandine, soldato Brian, grandissimo, a Jay, a Merdav89, Ghost 87, Gandhi 86, Sensei 76, Levech come me, tutti i miei colleghi e i miei amici. Un saluto particolare a Pepe Crescenzi, che mi segue anche su questo canale grande, e a Mimmo Mas e Andrew Mas, anche loro che mi seguono sul canale del Meta Detector e mi seguono anche qua. Grazie a tutti, da Mr. Gorn, il signore degli orti. A presto, adesso il lavoro continua.